Salve onorevoli, rieccoci qui in un nuovissimo episodio, come sempre. Io sono la Rex di Cormaris e siamo su Loop Hero senza perderci in chiacchiere. Partiamo per una nuova spedizione. Questa volta effettivamente abbiamo letteralmente, come abbiamo detto nello scorso episodio, largamente bullizzato e preso per il culo il nostro amico Leech. Era ora più che mai e ci avventuriamo verso il secondo nostro obiettivo. E abbiamo un bel po' di nemici. Abbastanza più difficoltosi. Andiamo sempre col ladro. È quasi un lavoro. Parti per la decima spedizione. Chissà perché non mi sorprende come cosa. Ok. Meno 0,3 alla difesa. Va bene. In realtà non va bene per un cazzo. Questa come roba fa un po' cagare. Come zona, non mi piace come è stata minimamente strutturata, ci darà più problemi che altro. E le melme ora quando ci colpiscono ci danno questo malus di merda, non mi piace per nulla. Facciamo finta di accettarlo. Me ne piazzi uno qui. Sì, così almeno copriamo questi tre. Ok, continuiamo come sempre tranquillamente, abbastanza tranquillamente il nostro percorso. Come sempre manteniamoci per il resto. In quanto ladro, non so se magari qui era meglio partire. Non so se era meglio partire con un guerriero. Il punto è che io preferisco di più il ladro, perché mi lo reputo molto più alla mia portata, più semplice da usare quantomeno. E magari uno mi può anche dire: cazzo, hai scelto la classe più difficile. Anche probabile. Però io mi reputo più pratico, ok? Vabbè, che bello che abbiamo già praticamente distrutto il nostro intera nostro villaggetto, ma va bene così, grazie ai consigli abbiamo capito che ci conviene sempre farlo razziare. Ma madonna, quante radure, però ok che mi dai 150 radure, ma io avrei anche bisogno di... sti cazzo di porco Giuda... Avrei anche gentilmente bisogno di una tesoreria, magari. Dimentica. Dimentico che ho un'esistenza, devo dimenticare. Porco Giuda, mi dai questo. Per ora mi piazzi questi due a caso. E dovrebbero fondamentalmente tutti bastare. Schivata, difesa e probabilità. Schivata e probabilità di critico, no, ci conviene quello lì. In seguito questi fanno tutti cagare. Questo in realtà è più alto di entrambi. 6 e 10, 7 e 11. No, me lo sostituisci con questo. All'inizio ci conviene fare più danno possibile in tutte le forme. Possibili almeno. Ok, me lo piazzi lì. No, dimentica, non è il momento di dimenticare. Io ricordo tutto. Che merda. E lì non lo possiamo mettere. Lo dobbiamo piazzare per forza qui. Purtroppo. Mi dai una Cristo di tesoreria, amico mio? Una me ne serve, porca puttana. Non 200. Ok. Cazzo, la tesoreria proprio... Non ne vuoi sentir parlare in nessuna forma di darmela, eh? Adesso ora devo iniziare a piazzare a caso le radure. Perché se lui mi dà sta cazzo di tesoreria, per me diventa anche abbastanza semplice strutturare il resto. Oh, che bello, abbiamo pure questa. Critico. Semplice. Gluck, grazie. L'obiettivo missione ce l'abbiamo qui. Ti prego, una tesoreria. Tu e la mamma un po' troia, te l'hanno mai detto. Hai la mamma palesemente troia, cioè fatelo dire. Tanto troia. Tra tutto non sei riuscito a cagarmi fuori una merda di tesoreria, seriamente. Vaffanculo. 12-18, 12-18. No, schivata 9%. Ma perché gli stivali li abbiamo persi? Non li avevamo gli stivali? Sono abbastanza convinto che li avevamo gli stivali. Dimmi che c'è qualche carta magica tipo mangia. Oh, grazie. Abbiamo fatto bene a non piazzare nulla. 1, 2, 3. Siamo arrivati al terzo ciclo senza nemmeno piazzare una cazzo di roba.
E così ci siamo guadagnati un'intera tesoreria così a gratis, fondamentalmente. Fammi spawnare la cosa che te la tolgo immediatamente poi vicino al campo della battaglia, così mi diventate tutti fantasmi, ma anche no, grazie. Anche decisamente no, grazie. Abbiamo fatto in tempo a piazzare, che praticamente l'abbiamo subito levata. 5 contrattacco e bonus ci conviene. Me la sostituisce a questa. Fantastico. Meglio di quello che speravo. Ok. Va tutto per il meglio. Con un po' saliamo anche di livello. Ok. Bella lì per il nostro bellissimo piccolo accampamento. Anche se un'altra carta dimentica non mi darebbe fastidio, anzi mi renderebbe particolarmente felice, devo dire la verità. Ok. Siamo anche più buoni a metà del nostro lavoro. Siamo arrivati bene. Che cazzo sei? Che cazzo ho colpito? Era diventata una roba di non ho capito di cosa. Che cazzo erano? Pipistrelli, ecco. Borseggiare, priorità del 50% di rubare una risorsa a un nemico mentre contrattaccano. Marasma, l'eroe riceve 7% di danni in meno per ciascun nemico a partire dal secondo. Vabbè, non è il massimo, ma ce lo teniamo. Qui deve ancora... Ha evocato nuvolo di pipistrelli, rumori allucinanti. Tutte le altre creature prive di questa abilità subiscono la penalità fischio nelle orecchie. Hanno probabilità del 10% di interrompere il loro attacco. Aia. Fa male come effetto. Qui non abbiamo altri angoli a nostra disposizione, quindi lo dovremmo mettere per forza qui. Non abbiamo altre possibilità, purtroppo. Ora, mi raccomando, fammi riempire di nuovo la barra di cazzo di cose. Come si chiamano? Di radure, senza darmi una cazzo di tesoreria. Ok, un gargoyle da 4 soldi. Tanto chi cazzo se lo inculo i gargoyle, è una benedizione, i gargoyle sono facili da distruggere. Non danno nemmeno poi tanto fastidio. Piano. Ogni volta che però passi dall'accampamento devi andare piano. Piano. Ok, questi sono a livello 6. E me li dai. Questo è chiaramente a livello 5. Me lo dai. Questa è a livello 5. Questa è a livello 4. Nemmeno ve lo vedo. Per me va bene che è più forte. Spada 20-30. 15-23. Beh, effettivamente conviene di più avere la spada, essere onesti. Hai un range d'attacco molto più largo. Ok. Oh, un altro bel dimenticare. Questo sì che mi fa utile. Perfetto che è diventato un borgo. Così possiamo posizionare qui il nostro bellissimo ventaglio da vampiro. Un'altra bella roba. Mi dovrebbe posizionare a breve un campo di goblin. Però noi poco ci frega, perché tanto abbiamo già il coso per dimenticare. Ok. Perfetto. Questa zona è pesantemente sorvegliata. E critico a uno scrigno. L'hai sprecato praticamente. Non c'era modo più allucinante per sprecare un robo. Devo posizionare per forza qui. Quindi il borgo me lo metti qui. E il coso qui. Per forza. Sempre se non arriveremo a una questione drammatica e sarò costretto a dimenticarlo. Però il fatto che più che andiamo avanti e più questi stronzi sbloccano abilità non mi piace per nulla. Non voglio immaginare come sarà il futuro, porco Giuda. Oh, sapevo che l'avresti piazzata. Addio. Perfetto. Tacchete, tacchete. Un altro dimentica. Grazie. Se io posiziono la Maison du Vampire qua, non otteniamo grandi bonus. Per ora, come sempre, andiamo uno alla volta con i piedi di piombo.
perché almeno, non dico di battere in questo episodio il boss, però mi farebbe comodo almeno vederlo, capire quali sono le sue problematiche, i suoi punti deboli, capire come cos'è il meglio. Alla fine non l'abbiamo ucciso subito il nostro nemico. Il fatto che tu ti diventi esausto dopo un po' non mi fa impazzire ogni volta, porco Giuda. Un po' più flessibilità, un po' più di flessibilità. Ecco, questo ti chiederei gentilmente. Mi piazzi un bel campo. Ho cagato il cazzo, questi nugoli di puttana Eva che crei ogni volta. Ok. Tre ramoscelli, wow. Effettivamente il ladro è molto utile per raccattare risorse, ma anche per uccidere i boss, a causa del suo alto tasso di schivata. Non so, per ora lo preferisco di gran lunga al guerriero. Poi magari anche il fatto che, insomma, il guerriero non lo usavo da dio magari, è più che tranquillamente plausibile come scusa. 7, abbassa un po' la schivata, però la probabilità di critico è più del 20%. 4, 5... fa più danni della spada, 19-29. Scusa, la spada fa 20-30, 19-29, poi io sono coglione. 6-22-32, di poco, ma insomma, perché no? 14 schivata, danni a tutti, ma vieni così a due mani. Danni a tutti, e questo invece ci dà danni puri. 4-59-4-28, perfetto, vai così. Lampione. Lampione non è una brutta idea. Lampione non è affatto una brutta idea. Anzi, è particolarmente utile. Ad avere giusto un'altra tesoreria. Un'altra. Sei la mamma troia. Se hai la mamma troia, guarda. Dai che non voglio sprecare le radure così. Dammi un'altra tesoreria. Una sola. Sì, ora non mi devi far bestemmiare veramente come un turco. Perché non mi dai le tesorerie? Le tesorerie sono una roba più rara. Poi io devo ancora capire, dal momento che me l'avete detto, come aumentare la disponibilità di carte, cioè avere più carte di uno stesso tipo. Questo fatto che arriva a certe volte delle carte che non riesci fondamentalmente più a trovare fa cagare i coglioni. E allora blocchiamo questa zona e la riempiamo di robe qui, di robe da coltivare. Non possiamo fare niente. Guarda ora, se appena ammazziamo questo non so se ci dà il coso. Se ce lo dava bestemmiavo. Ripensamento. No, per ogni DCPS massimo mangiato l'eroe ha una probabilità di 0. Vabbè, non è molto. Stiamo facendo anche un po' cagare come ci stanno girando le abilità, onestamente. Per ora più va avanti, più il gioco diventa complesso, più nuove probabilità totalmente assolutamente casuali entrano in gioco, e non è affatto una cosa positiva, essere sinceri. Non è minimamente una cosa positiva. Oh, che tristezza, i nostri amici, praticamente li guarda, li tocca, crepano, fine. Non c'è più grande soddisfazione nel fare nulla con loro. Ok. Oh, ma qualcuno qui si è svegliato alla buon'ora, eh? Veramente, ma grazie. Mi servirebbe anche una foresta, essere sinceri. Magari dovresti smettere di darmi robe dei vampiri e campi di grano. Ok, il boss è ancora distante per ora. Ok. Va bene lì. Vabbè, qui non la possiamo piazzare, dobbiamo aspettare la prossima foresta. Questo ciclo mi trasformi il coso in coso positivo. Cioè in villaggio positivo, spero. Vorrei posizionare un'altra roccia, ma ho paura che così facendo avviciniamo sempre di più la probabilità di ottenere campo goblin, fondamentalmente. Per ora le abbiamo piazzate tutte, però questa roba tipo la dovrei tenere oggettivamente molto sotto controllo, cosa che troppo non faccio e invece dovrei fare. 8 e 5.
6, 8, decisamente meglio. 8, vai così. Magari sono diventati tutti bianchi perché li ho fermati nel momento sbagliato, probabilmente. Questo è 8, me la abbassa a 14, difesa e contrattacco. Ma che cazzo se ne incula la difesa? Dai, su, onestamente. Ok, vai da Dio così. Grazie. Montagne per ora no. E ci potenziamo un'altra bella radura. Sto coso che non è ancora diventato un bordo, porca puttana. Bam! 6 e 5. Ti dirò. Ti dirò. Fa cagare. Vabbè, probabilità critici, quello ci aumenta un po' la difesa. Non è malaccio, eh. Non è malaccio. Ma nemmeno la cosa più esaltante che io abbia mai visto, essere sinceri. Ok. Qui mi servirebbe mettere una foresta così lo teniamo sotto controllo con le radici. E speriamo il prima possibile di ottenere un potenziamento degno di questo nome. Qui non abbiamo più nulla dove piazzarlo. E inizia quel momento drastico dove non sai dove mettere la roba, la metti lì per ottenere comunque il più bonus possibile, perché comunque stiamo subendo un bel po' di danni e la ruota sta continuando a girare non nel migliore dei modi, a essere sinceri, perché più passa il tempo più loro si potenziano. Quello su cui stavo riflettendo è che a me serve una carta dimentica e una carta tesoreria. Decisamente sì. Ok. Mi chiedo anche poi quali altre combinazioni di carte siano possibili fare. Cioè tipo, ok, il grano vicino a questo, ok. Per esempio mettere i vampiri vicino al villaggio. Oppure non lo so, secondo me una carta ancora che non abbiamo sfruttato al massimo è il campo di guerra. Magari il campo di guerra mettendoci vicino, non so, un cimitero, un borgo, succede qualcosa. Però il problema è che non le posso piazzare così a caso nella speranza che tanto prima o poi che vuoi che succeda. No, col cazzo, signori, col cazzo. Non ci dai nemmeno una foresta, una carta dimentica. Ecco. Ho chiesto le foreste e tu ora me le hai esageratamente buttate addosso. Potevi anche limitarti in questa tua impresa, ecco. Potevi oggettivamente limitarti. Bosco famelico. Un bosco di sangue che ha smarrito il suo legame con la foresta. La sua esistenza priva di senso gli provoca una costante agonia. Talvolta attacca l'eroe 23 donne, divora i nemici a cui è rimasto meno del 20% dei punti salute. Beh, ecco, magari alle volte se mi faccio anche i cazzi miei e non provo questa nuova roba mi farebbe molto piacere, eh. Perché ho detto, dovremmo provare il coso meglio, cosa vuoi che succeda? Ecco cosa cazzo è successo. Però il fatto che tu mi dai ora due borghi non è che mi fa impazzire come roba, cioè tutto al contrario. Porco Giuda. Oddio. Praticamente questo è l'ultimo giro ed è anche il più difficile perché me l'ha messo vicino. Mi ha messo la missione vicino agli altri ghoul di merda. Ok. Dammi qualcosa di utile. Cortina fumogena. Dopo aver perduto il 20% dei suoi PS massimi in battaglia, l'eroe schiva tutti gli attacchi per 2 secondi. È qualcosa. Oh no, è esausto. Ci metteremo una vita. Probabilmente abbiamo esagerato nell'avanzare. Siamo stati troppo esagerati. Anche è vero che abbiamo posizionato poche robe qui. Ma perché io vorrei pure piazzare le radure? Ma vaffanculo, cioè guarda quante poche ne posso piazzare di radure. Il problema non è nemmeno le radure, è avere una mezza carta dimentica per aumentare la nostra salute massima. Poi le carte ci stanno girando anche male perché stiamo cambiando troppo poco spesso armi, armature e tutto il resto. Oh. Almeno ogni tanto qualcuno si ricorda, rammenta di darci qualcosa di utile. Ok, qui lo possiamo piazzare, così almeno ci prepariamo per quando trasformeremo
nostro coso in un villaggio. Qui è ancora un cazzo di borgo. Ma quanti cazzo di turni ci metti, amico mio? Cioè, discutiamone. Anche facendo conto il fatto che io morirò a breve, onestamente. Ok, danni a tutti, molto meglio. No, piano, 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 piano. Armatura al 10 assolutamente. Qatar è meglio il nostro. No, è meglio l'arma innestata, che è uguale. Ok. Abbiamo due spade. E credo che purtroppo dovremmo sostituire entrambe. Cioè fai uno e uno due. Gli stivali sono all'8, ci danno più schivate e danni puri a due mani. Perfetto, vai così. Oh, ma qualcuno si è degnato di darci una cazzo di cosa qui, di tesoreria. Qual bombento. Qual bombento. Lasciando che non abbiamo nemmeno più robe, come si chiamano. Abbiamo più... Cioè, ora che invece ci servono le ville dei vampiri, perché questo si è trasformato in un borgo, non ce lo dai. Hai la mamma un po' troia, te l'hanno mai detto. Così, giusto en passant, eh. Nulla di serio, però. Hai la mamma un po' troia. Oh, grazie. 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 Era anche ora. Però stiamo andando bene. Prima che dovremmo recuperare un bel po' di vita. Vorrei evocarlo anche io. Potrei teoricamente evocarlo anche ora il boss. Solo che, come detto, vorrei evocare. Vorrei ottenere un bel po' di vita. E su. Oh, me lo piazzi lì. Stavolta ha attaccato noi, se ci avete fatto caso. Non mi fa e continua a non farmi impazzire come roba, anzi. Io questo robo sarà da smontare decisamente. Se avremo carte possibilmente dimenticabili, diciamo così. Sì, perché ci fa troppo spesso danno. Decisamente troppo spesso danno. Ok, un'altra bella montagnozza. Questi nuvoli di serpenti di merda e sto fatto che diventi esausto da un momento all'altro, cioè un po' più di flessibilità, ragazzo, non ti farebbe male, fidati, non ti farebbe assolutamente male. Lasciamo sempre almeno una linea di spazio, diciamo così. Abbiamo praticamente creato una catena montuosa, non credo di aver mai creato una catena montuosa così grande. Oddio, sono cazzone. Perché non guardo mai quella fottuta barra? Perché? Io oggettivamente perché non lo faccio? Quale disagio mi affligge dal non costruire dei semplici così? Ne piazzo una qua. Non è bastardo che me l'ha messo là così a tutto il tempo per creare i cosi. Speriamo che passando di qui avremo abbastanza vita. Me lo auguro. No, ma non credo nemmeno riusciamo ad arrivarci oggettivamente in queste condizioni. Non credo nemmeno proprio riusciamo ad arrivarci. Anche perché non ho creato nemmeno una vera e propria build, essere sinceri. Quindi... Ma io ho visto un lampo. Vabbè, sì, ha creato il boss, diciamo. Piazzi qui. Ma chissà se corrompe il campo. No, non l'ha corrotto. Abbiamo tre radure che piazziamo qui per essere più fiorite possibili. Ok. Ti prego, dammi qualcosa di utile. Lampione. Non male affatto. Foresta di sangue.
bosco famelico. Quindi dobbiamo fare attenzione, il campo di da guerra è qualcosa di devastantemente dannoso, oggettivamente. Crea dei danni assurdi, abbiamo troppa poca vita. Troppa poca vita, non abbiamo nemmeno le pozioni. Altro bel campetto di grano. Non ci serve un cazzo. Grazie per altre robe inutili. Oddio. Oh, figa. Ti dispiacerebbe smetterla? Di fare cosa? Allora sei tu la responsabile di questo caos. Smettere cosa? Smettere quello che stai facendo. Resistere, lottare per il vecchio mondo. Lui cancellerà tutto comunque. Mi dispiace, ma deve andare così. Non c'è un modo per convincerla. Di nuovo questo misterioso lui. Immagino che non mi vorrai spiegare di cosa stai parlando, vero? Perché non dovrei? Mi riferisco a Dio. Porco Dio! Dai, no! In che senso, Dio? Mi scusi. Si può fare una recchia di cazzi suoi come ha fatto degli ultimi 3000 anni? Giusto ora deve svegliarsi? Ha creato miriadi di stelle, galassie e... Oh, ma che sto dicendo? Ha creato tutto. E ora sta distruggendo la sua creazione. Questa è la cosa più assurda che io abbia mai sentito, e credimi, ne ho sentite tante. Perché Dio dovrebbe voler distruggere il mondo? Io trovo molto più assurda questa domanda. Credi che abbiamo il diritto di discutere le ragioni di Dio? Sì, dal momento che sta distruggendo il tuo mondo. Per l'amor di Dio, è Dio che stiamo parlando. Se ha deciso così, dovrà essere. Indubbiamente ci sono sia una ragione che un significato. Non hai pensato che forse avrebbe dovuto comunicarteli quantomeno? Perché non è che puoi mettere al mondo una cosa e poi svegliarti il giorno dopo e dire: ma sai cosa, non mi piace, la distruggo. Soprattutto quando quella cosa è vivente, è soprattutto una coscienza. Non è bello. Anziché arrabbiarti e intestardirti, dovresti ringraziarlo per la vita che ti ha concesso finora e impiegare il tempo che ti rimane per dire addio all'universo. No, aspetta, c'è qualcosa che non torna. Se quel che dici fosse vero, perché sarei in grado di resistere? Perché posso ripristinare questo mondo un pezzo per volta? È un processo molto lento, ma sono in grado di farlo? Significa che Dio sta avendo veri pensamenti? Sei un Dio, perché posso oppormi alla sua volontà? Oh no, dai ragazzo, piano piano, la stai mandando in crisi e già si vede che è fanatica, ora impazzisce. Sono solo parole vuote. Sto cercando una ragione per dire il tuo insulso. Stai cercando una ragione per dire il tuo insulso? No. No, ti sto parlando di logica. Provo pena per te e per questo mondo, ma i vostri sforzi sono vani. Non potete arrestare la falce di Dio con un unico filo d'erba. Ti fermerò personalmente, o con le parole o con la forza. La decisione sta a te. Beh, un filo d'erba non è in grado di fermare una falce, ma può entrarti nelle scarpe e farti male, come... Sai una cosa, le metafore non sono il mio forte. Vediamo se il tuo Dio è in grado di proteggerti. Oh no, 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 ho già capito. I suoi specchi riflettono tutti i danni a noi, quindi noi come ladro ci prendiamo un boato di danni. Volontà divina, anziché attaccare evoca un angelo che svanisce dopo aver sferrato due attacchi. Anziché attaccare per la... seconda volta crea 5 vetrate. Una probabilità del 20% che una vetrata le faccia da scudo. Probabilità dell'80% che una vetrata faccia da scudo. Bene. Beh, qualche danno glielo facciamo qualche volta. Più o meno. Perderemo. Però, ehi. Scherzando e ridendo, i danni gliel'abbiamo fatti. Un buon quarto di vita gliel'abbiamo tolto. Sì, chiaramente abbiamo tolto la vita. Abbiamo trovato la morte in battaglia. Mi hai dato masse informi. Ok, possiamo costruire qualcosa. Ho una fonderia o un deposito. O il cimitero. Se lo potenzi può far risorgere l'eroe. Non mi fa impazzire come roba. Tempio del Tuono. Se hai l'archivio centrale, sblocca la carta dorata arsenale. Più 30 secondi. Più 30 punti. Vabbè, così di base. Qui è utile. Lo mettiamo accanto alla fonderia.
Gah, ah, che spettacolo di fonderia. Diamoci dentro, altro carbone, e via anche con i rottami. Ehi ragazzo, sai qual è il segreto di una corazza solida? Le ossa robuste che ci stanno sotto. Gah, ah! Posso prendere tutto più solido, anche una semplice camicia o dei calzini. Che ti piaccia? Ok. Viaggerai lontano sotto queste vele, nemmeno la tempesta ti fermerai, sai perché? Perché la tempesta sarà dalla tua parte, ragazzo. Ok, abbiamo sbloccato la carta del tempio, ma ora come ora, signori? Devo costruire altro? Ci mancano ste palle, metallo stabile, sempre in metallo ci manca, porco giudo. In metallo ci manca una quantità sempre e troppo disumana. Migliora, vabbè, questo è solo per 30 punti salute base. Che grande investimento, capirai. Ma a parte quello, signori, che dire? Potremmo potenziare questo? No, mi chiede sempre queste due robe assurde che non so nemmeno come si farmano. Dicevo, fatto ciò, signori, purtroppo sono costretto a mettervi che tappetti run. E ci becchiamo in un prossimo episodio. PS, questo lo sto registrando di seguito a quello precedente.